Oggi abbiamo un ospite speciale, noi di Accademia Bocuse d'Oro Italia. Abbiamo un ospite che è il presidente di Accademia Bocuse, Enrico Crippa, Piazza Duomo. Credo che non abbia bisogno di grandi presentazioni e ci offrirà la sua preparazione iconica, che è l'insalata, una semplice insalata che è diventata un must di gastronomia. E oggi invece vedremo come questo territorio sa offrire una grande varietà di prodotti vegetali, anche con l'aiuto di un altro grande personaggio, che anche lui si chiama Enrico, e che si occupa, per Enrico Crippa, dell'orto. Grazie di averci invitato per provare a spiegare il significato di questo piatto, di questa insalata. Io con Enrico Costanza, che è il mio giardiniere, è la persona che si occupa oramai da 5 anni dell'orto di Piazza Duomo, 3,5 ettari di orto che produce il 70%, a volte anche l'80% di tutti i vegetali, erbe, insalate e fiori di Piazza Duomo. Presentiamo oggi l'insalata, che l'insalata si chiama 21, 31, 41, 51. I numeri nascono, questo nome nasce perché i numeri vogliono rappresentare gli elementi che la compongono. Suonava bene questo 21, 31, 41. Ma possiamo dire con sicurezza che adesso gli ingredienti e gli elementi che la compongono sono molti, molti di più. Andremo ad analizzare tutte le varie componenti dell'insalata, partendo da proprio le foglie di insalata, poi tutte le erbe, tutti i fiori, alcune verdure che vengono messe in questo periodo poi a crudo nell'insalata. Spiegheremo come è composta anche architettonicamente, perché è un piatto verticale, nel senso che viene consumato dall'alto verso il basso. La parte alta dell'insalata è composta principalmente da fiori e erbe non condite, così come sono tali in natura, e man mano che si scende nella degustazione incontreremo le foglie di insalata che sono condite con un aceto di barolo, dell'olio extravergine di oliva, dei semi di sesamo, delle alghe, dello zenzero, e finiremo la degustazione, vi farò vedere, con il brodo, un brodo dashi. Iniziamo con la scelta dei vegetali che accompagnano Enrico Crippa nella preparazione della sua insalata. Quindi consegno la prima vaschetta. Prego. Queste sono le basi, gli elementi portanti dell'insalata, e nel nostro caso ne coltiviamo veramente parecchie, parecchie varietà. Qui oggi abbiamo soprattutto lattughe romane, e qui abbiamo una lattuga che si chiama Lunix e ha una leggera impercettibile punta di amaro. E qua abbiamo un'altra lattuga romana che si chiama Bronze. E qui abbiamo delle cose molto interessanti. Questa è una celtuce, altrimenti detta lattuga asparago, ma si tratta in realtà di una varietà di lattuga romana. La particolarità è che produce un gambo molto carnoso e molto croccante. E qui abbiamo sempre una varietà di lattuga romana che si chiama Oreille du Diable. E questa invece si chiama Solar Flare, è sempre una lattuga romana, ha origine molto antica. Allora, e qui invece abbiamo un mazzetto di Eruca sativa, quindi di rucola, però meno aggressiva, meno piccante della Diplotaxis, della rucola selvatica. E poi abbiamo delle comuni canaste, una canasta verde, e per concludere una canasta rossa. E poi in realtà c'è ancora un ospite che abbiamo introdotto da un po' di tempo. È sempre una lattuga romana, quindi molto diversa dalle altre, con una foglia marcatamente frastagliata, che si chiama Cressonnet du Maroc, crescione del Marocco. Bene, io mi sono contato i pezzi e siamo a 91, Ecco. quindi non è vero 21, 31, 41. Ma ripeto, il nome stava bene, suonava bene così, e quindi abbiamo mantenuto
quello. L'insalata poi ha anche questo aspetto un po' ludico, che è questa busta dove, aprendola, sono scritte tutte le erbe che la compongono, e questo è un ricordo poi ogni porzione di insalata che esce in ristorante è accompagnata da questa lettera, e questo rumore che senti è un po' il rumore quando raccogli della lattuga veramente fresca. Esattamente. È lo stesso di quello, c'è questo pensiero dietro. Poi l'insalata è un piatto comunque leggero, un piatto sano, e quando abbiamo pensato al contenitore abbiamo cercato di avere un contenitore che rispettasse questa filosofia della leggerezza, e quindi abbiamo fatto fare a questo artigiano del vetro, Lunardon Massimo, bravissimo, questo contenitore che ricorda nella parte bassa il verde delle foglie, nella parte alta della ciotola i colori dei fiori, proprio perché nel fondo dell'insalata ci sono c'è la parte verde, e man mano che viene composta e finita sopra c'è la parte floreale. Abbiamo detto che l'insalata viene appoggiata su questo sottovaso, che poi andremo a riempire con il brodo di dashi. Alla fine della degustazione il commensale sposta questo vaso vuoto e prende tutto questo dashi, questa linfa, questo succo. L'insalata, abbiamo detto, è condita con aceto di Barolo, olio extravergine di oliva, con un po' di zenzero candito, con un po' del suo succo, sesamo bianco, sesamo nero e alghe nori tutte tritate, un pizzichino di sale, altre alghe nori che vengono messe alla fine sopra, che sono alghe nori però aromatizzate con un po' di olio di sesamo e del sale. E sostituiamo il crostino nell'insalata, anche per chi non può consumare farina, con queste chips, queste cialde di amaranto. Queste cialde di amaranto, che l'amaranto viene cotto come un risotto, bagnato però con del dashi, questo brodo giapponese. Una volta che è cotto viene steso su dei fogli di carta, viene fatto essiccare e diventa questa forma, come una crosta di polenta, sì, una cialda come una crosta di polenta. Dopodiché questa cialda viene fatta friggere, l'amaranto gonfia perché esplode nell'olio caldo e forma questa cialda molto saporita che sostituisce il pane. Allora io andrei a preparare prima di tutto la base dell'insalata, che è questo dashi. Il dashi è un brodo tipico della cucina giapponese, quindi acqua, alga kombu e fiocchi di katsuobushi. L'acqua deve essere... Katsuobushi è... sono questi fiocchi di tonno, di bonito, che vengono prima essiccati all'aria e anche leggermente affumicati. Senti un po', ma non bolle l'acqua? L'acqua non deve bollire per fare il dashi. Acqua, foglia, un pezzo di alga kombu, si parte a freddo, l'acqua deve fremire, sennò rovinerebbe il gusto dell'alga kombu. Mettiamo il katsuobushi nell'acqua, lasciamo che riprenda l'umidità, si depositerà sul fondo piano piano, e quando si depositerà sul fondo subito lo filtriamo. Non dobbiamo lasciarlo tantissimo tempo, è quasi come fare un tè. Un tè. Sì, più lo lasciamo più diventa concentrato. Una volta che è pronto viene filtrato e viene corretto in base a quello che uno vuole fare, con salsa di soia, aceto di riso,
mirin, che è questo alcol a base di riso un po' dolciastro, e noi appunto l'abbiamo fatto e filtrato e l'abbiamo recuperato. Lo mettiamo un attimo. Il tipo di soia è soia salata? No, per l'insalata io utilizzo una soia più dolce. Allora, partiamo subito, come abbiamo detto, nel mettere il dashi nel piattino. Che appoggiamo qua. Questo servirà poi per quando si toglie, appoggiamo per bere, quindi questa ce la teniamo qua vicino. Il servizio in questo modo. Esattamente. E poi si monta. Partiamo con la base sotto, che sono, diciamo, le foglie di insalata che sono state spezzettate, le varie insalate che Enrico prima ha elencato. Sì, con la rucola anche. Mettiamo un pizzico di sale, pochissimo. Mettiamo il sesamo bianco, nero, che viene tostato e viene anche aggiunto a questo sesamo bianco, sesamo nero, l'alga nori triturata. Praticamente è un'alga nori che scaldiamo leggermente sotto una salamandra o su un forno e poi la trituriamo con le mani fino a sbriciolare, come a fare una segatura. Mettiamo un po' di acqua di conservazione dello zenzero, mettiamo un po' di zenzero fatto in julienne, un pochettino di aceto di Barolo, poco, perché vogliamo lasciare comunque l'insalata con il suo gusto naturale, fresco, poi è appena raccolta è ricca di linfa. Olio extravergine, giriamo e andiamo a inserire le varie foglie nel nostro contenitore. C'è l'alternativa vegetariana anche al posto del dashi. Facciamo questo ume kombucha, che è questo tè fatto con l'alga kombu e le ume boshi. Ah, le prugne. Le prugne, esatto. Allora, qui abbiamo la prima base alla quale io inizio poi a mettere le foglie un pochettino più grosse di insalata attorno. Ne mettiamo una o due per tipo. Questa è la lattuga asparago che diceva prima Enrico. Questa è la parte sotto, sì, l'ho pulita, e questa la mettiamo anche questa nella nostra insalata. Vedete com'è sugosa, com'è ricca, è anche croccante, traslucida, quindi darà una croccantezza ulteriore, e senti che sapore ha di noce, arachide, è interessantissimo. Andiamo proprio a comporre un bouquet, come un mazzo di fiori. Invece di andare al cimitero, intercaliamo anche con l'amaranto fritto. Lo incastriamo proprio. Nel periodo invernale mettiamo anche dei radicchi. Abbiamo appunto fatto questa base condita. Ora appoggiamo questo cappello di germogli piccanti sopra il nostro bouquet e da qui inizieremo a mettere tutte quelle erbe che abbiamo visto prima, elencate da Enrico. Partiamo con le corna di cervo, che anche qui inseriamo. Mettiamo anche le carote, che le possiamo adagiare qua. Questa la possiamo mettere qui. Questa possiamo dargli un taglio e infilarla
qua, e io ora piano piano inizio anche a mettere un po' delle, prima di mettere le erbe faccio una base sotto con queste zucchine, le mettiamo a crudo che ora sono talmente tenere e piccoline, possiamo usarle in questo modo. Io ci tenevo a dire che il ristorante è naturalmente, ovviamente, dotato di frigoriferi, ma noi raccogliamo ogni giorno dal martedì al sabato, perché tutti questi ingredienti è pressoché difficile, non hanno shelf life, il giorno dopo le foglioline e i fiori sarebbero appassiti, e quindi tutta questa raccolta sostanzialmente inizia ogni giorno dal martedì al sabato, dal martedì al sabato, quando il ristorante è aperto. Insomma, il segreto nella verdura, nelle erbe, raccogliere tutti i giorni. Però è anche così importante avere un pensiero per fare un'insalata del genere. Allora, perché normalmente vai al ristorante e dici mi fai un'insalata. Se ti racconto, Luciano, come è nata l'idea di fare questa insalata, ci mettiamo tutti quanti a ridere. Però te lo racconto perché siamo qua, la stiamo facendo, e quindi è successo questo, che quando noi in Piazza Duomo abbiamo nel 2005 iniziato il nostro progetto, era maggio del 2005, Enrico Crippa era un cuoco brianzolo che aveva lavorato per Marchesi, che aveva fatto le sue esperienze in Francia e in Giappone, però non era ancora conosciuto se non... E quindi abbiamo iniziato molto in sordina, come si dice, e avevamo circa una ventina di piatti in carta. E spesso succedeva che clienti non riuscivano a scegliere, non lo so, o non gli piaceva quello che io proponevo, ma io mi dicevo ma ci sono 20 piatti in carta, non c'è niente che ti piace, e mi chiedevano l'insalata, mi chiedevano ma mangerei un'insalata, però vabbè. Allora a un certo punto ho pensato, vuoi vedere, io se io metto l'insalata, visto che è scritta, loro magari non me la chiedono. Però mi sono detto ok, faccio un'insalata, però deve essere la più buona insalata o la più strana insalata che tu abbia mai visto fino a qua. Ed è nato questo progetto, che prima non aveva questo contenitore, che prima era fatta in un modo diverso. Poi insieme a questa idea è saltato fuori il poter avere la possibilità di avere un orto vicino al ristorante. L'altra cosa che vorrei aggiungere, che per me nell'orto abbiamo un rapporto meraviglioso con i clienti del ristorante, che possono opzionare la visita all'orto, e così mi dà tantissima soddisfazione. Diciamo che se tu passi in orto prima di sederti al ristorante, amplifica, capisci due volte quello che noi stiamo facendo. È un amplificatore per il nostro lavoro. I clienti che vogliono venire a vedere l'orto ci sono? Clienti che vogliono venire a vedere l'orto ce ne sono tutti i giorni. Infatti i primi mesi che abbiamo aperto le visite in orto, poi abbiamo dovuto fermarci perché diventava proprio come andare a vedere un giardino botanico. Lui non aveva più possibilità di lavorare. E allora selezioniamo chi è veramente interessato. Bene, il piatto è pronto, penso che non possiamo far altro che ringraziare Enrico Crippa per il dono che ci ha dato. Grazie a voi. E grazie a Costanza che gli permette di fare queste cose. Grazie a voi.